Sì, sono qui per il colloquio. Sì, un attimo che controllo. Buongiorno, signor Andrea. Buongiorno, Michela, c'è qualcosa per me? No, niente oggi. Sì, mi diceva il nome? Alessandro Francescati. Francescati, sì, perfetto. Va bene, si accomodi pure in sala d'attesa, la chiamerò io ogni momento. No, no, Michela, non lo faccio attendere. Faccia pure accomodare il signor Francescati nel mio ufficio. E anzi, mi porti pure il suo curriculum. Va bene. Prego, signor Francescati. Sì. Prego, si accomodi. Non resti in piedi. Appenda poi la giacca, se vuole. Allora, ho esaminato il suo curriculum e l'ho trovato molto buono. Ha un profilo che tutto sommato potrebbe andare bene per le nostre attuali esigenze. Qua vedo che lei si è laureato in studi umanistici pochi mesi fa, con votazione decente, anche se non ottima. Veramente bella. Conosce tre lingue. È automunito, ha la passione per le piante. Esatto. Passione per le biciclette. Mi scusi? Sì, ha capito benissimo. La sua passione per le biciclette. Mi chiedevo come mai non è indicata qua sul curriculum. Vede, non è tra gli hobby. Non mi piace fare, non è una cosa che mi piace, quindi non è indicata. Ah, sì? Perché io ho avuto la netta sensazione che lei adorasse le biciclette, soprattutto quelle degli altri. Scusi, ma ancora non riesco a capirla. Noi due ci siamo già incontrati in precedenza. Non ti ricordi di me? No. Sono quello a cui hai fregato la bicicletta. No. Mi scusi. Era per una giusta causa, ero in ritardo, dovevo venire qui al colloquio. Gliel'avrei riportata, non crede che l'avrei tenuta, cioè. Già, sa che però io stamattina ho dovuto chiamare una mia amica per farmi accompagnare in ufficio e per sua fortuna che ho trovato la mia bicicletta qua sotto. Infatti, quindi è tutto risolto, amici come prima. Già. Ciao. Ma dove cavolo eri? Non rispondi al telefono. Non ti presenti a colloquio. Ah no, io col colloquio ci sono andato. Non dire stronzate, Alex. Ho chiamato il mio capo, mi ha detto che non ti sei presentato. Mi hai fatto fare una figura di merda. Ho preso una bicicletta in prestito perché ero in ritardo. Quando sono andato al colloquio ho scoperto che quella bicicletta era del tuo capo. Immagina come l'ha presa. Alex, il mio capo non usa la bicicletta. Ha l'autista privato. È robusto e non ama fare sforzo fisico. Ma a me il colloquio me l'ha fatto un ragazzo giovane e lo ingegno. Sembra che si chiamasse Andrea. Ma comunque, il problema lavoro è risolto. Non assunto come Ferrari, il lavoro che desideravo. Non sei contenta? Contenta?
Come puoi pensare che io sia contenta? Io voglio un uomo in carriera. Ma certo, anche a me interessa la carriera, ma anche un lavoro che amo, che mi soddisfi, che mi dia gratificazione. Pensavo che tu lo volessi. Vuoi sapere cosa ne penso? Ecco cosa ne penso. No! Su, non ho mica tempo da perdere io. Je ne suis pas beau, pas tellement rigolo. Je ne suis pas vraiment sot, car je mange tout comme il faut. Je ne suis pas grand, je ne suis pas un gland. Je vais souvent de l'avant, je n'ai plus de dents. Je suis un garçon mythique et ça me rend tout excentrique. Je suis un garçon brique et qui s'y frotte me trique. Je suis un addict, un brin mélancolique. Un tout petit peu alcoolique, un grand arrêt d'électronique. Je saisis trop vite, ma proie est numérique. Si tu veux voir ma bite, prends-la, c'est là que j'habite. Je ne suis pas tout blanc, je ne prends pas de gants. Sur mes revenus, des fois je mens, car je n'ai bientôt plus d'argent.